Buongiorno amici e bentornati. Oggi finalmente mi trovo qui perché è arrivato il famoso adesivo. In uno dei miei ultimi video vi avevo chiesto un suggerimento su quale adesivo andare a appiccicare sul retro del mio camper, dandovi tre possibilità. Quasi a distanza di un mese sono riuscito a stampare l'adesivo, quindi il mio obiettivo di oggi è andarlo a appiccicare, ma come potete vedere il mio camper ha tutto l'alluminio a buccia d'arancia, quindi l'adesivo ho già provato svariate volte e so già che tiene poco e niente. Ma prima di andare a appiccicare l'adesivo appunto qua dietro, la primissima cosa che devo fare è andare a ripulire il tutto. Questa è la parte che avevo verniciato da poco e come potete vedere a distanza di un mese è già completamente lercia, molto meno rispetto a quello che succedeva prima, perché dopo alcuni vostri consigli sono andato a installare il terminalino con una leggera curva verso il basso, così in questo modo tutti i fumi di scarico andranno verso il basso e non dietro la parete. Una delle operazioni che sicuramente dovrò fare prima di incominciare è andare a ripulire perlomeno tutta la parete posteriore. E volevo anche approfittarne per dare una pulita generale a tutto il camper, ovvero andare a togliere tutte le righe di nero che si creano ogni anno, nonostante venga pulito regolarmente. Approfittando che tanto devo fare la stessa operazione qua dietro, andrò a dare una pulita a tutto il camper, sperando che non arrivi la pioggia perché il tempo è un po' incerto. Quindi direi, non perdiamoci in chiacchiere, partirò subito da pulire la parte posteriore, in tal modo da poi mettere al coperto il retro del camper e riuscire così a incollarci l'adesivo anche se dovesse piovere, e poi proseguirò con le pareti laterali, tempo permettendo. Per pulire tutto quanto, una cosa che io utilizzo e ho già mostrato in vari video, per esempio dove andavo a pulire l'interno del bagno prima di verniciarlo, utilizzo questo qua. Questo l'ho acquistato a un'esposizione, mi sembra a Torino, Auto Moto Retro, dove c'era uno stand di detailer e io, essendo appassionato di questi prodotti, sono andato ad acquistare un po' di prodotti, ma quello che mi è piaciuto più di tutti è questo. Questo è un pulisci plastiche, serve appunto per far tornare a nuovo le plastiche dei cruscotti delle macchine o comunque qualsiasi tipo di plastica, facendolo tornare proprio all'originalità, non come i classici lucci da cruscotto che una volta pulito ti rimane tutto l'unto sul cruscotto, bello da vedere ma attira solo di più la polvere e in realtà il cruscotto non è pulito. Ma vabbè, non siamo qui a parlare di questo. Sta di fatto che io questo prodotto mi ci sono innamorato, lo utilizzo per qualsiasi cosa, pulire casa, pulire forno e appunto andare a pulire tutto il camper. Per le righe nere sinceramente non l'ho ancora provato, proviamolo, ma secondo me non rimango deluso. Andrò a diluirlo con acqua, la cosa bellissima è che di questo prodotto ne va veramente 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 poco. In quasi 2 litri di acqua li andrò a mettere 2 o 3 tappini e con 2 litri faccio abbondantemente tutto il camper. Questo l'ho acquistato un anno fa, lo utilizzo per tutto, il livello è più o meno qua. Prossimo anno, se ci sarà di nuovo quella fiera, sicuramente lo andrò a comprare. Questa non è nient'altro che uno spruzzino, solo che al posto di continuare a spruzzare manualmente, si va a caricare di aria come se fosse un compressore e va a spruzzare più uniformemente il prodotto, senza star lì un'ora e mezza. Ok, allora, riempito d'acqua, in realtà ne ho messo 1,5 litri, poi mal che vada ne preparo ancora e due tappini bastano e avanzano. Vediamo tutto. Una volta preparato il nostro cocktail, lo mettiamo da parte per un attimo, perché la prima cosa in assoluto da fare è dare una sciacquata generale. Io ho già preparato tutto, mettiamoci all'opera. La mia idropulitrice fa super schifo, ma ci accontentiamo. E incominciamo a spruzzare partendo dal basso lo sgrassatore, se così vogliamo chiamarlo. In realtà è molto delicato, quindi so che non andrà a fare danni. Lascio agire qualche istante, nel frattempo vado a cercare una scaletta.
Una volta che agito tutto quanto con l'aiuto di una spazzola, in questo caso ne ho prese diverse, più grandi, più piccole, andrò a vedere con quale mi trovo meglio, vado a dare una spazzolata generale a tutto quanto. Cioè ragazzi, è impressionante, guardate il nero che esce, e mi sembrava pulita sta parte. Cioè, guardate lo schifo che non è uscito, è impressionante. Wow, adesso vado a risciacquare il tutto. Cioè, ragazzi, ha già completamente cambiato faccia tutto quanto. E visto che sta uscendo anche il sole, no, inaspettatissimo, davano temporali e robe varie, ne approfitto e vado a fare anche i lati, dove anche qui si sono create tutte queste righe nere che a me irritano parecchio. Terzo e ultimo lato, tra l'altro quello che per colpa del tendalino è messo peggio. Anche questa, che era la parte malmessa, è tornata praticamente nuova. Very soddisfacente. È stata dura, sono sudato marcio, ma ce l'ho fatta. Adesso per facilitare il tutto do una asciugata leggera con un panno e poi aspetterò un attimino che asciughi bene 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 per andare a appiccicare l'adesivo. Nel frattempo, se non l'hai ancora fatto, potresti approfittare di questo piccolo momento per iscriverti al mio canale, in tal modo da restare aggiornato su tutti i nuovi video che andrò a pubblicare, lavori, avventure o quel che esce. Arrivati a questo punto, sono pronto a svelarvi quale adesivo ho scelto e anche voi avete scelto, perché avete collaborato in questa scelta, e la maggioranza, e sinceramente anche io, il logo numero uno. Ma adesso andiamo ad incollarlo. Il punto è questo qui, la parte più divertente di tutte sta nel scollarlo. Karin? Allora, qua non va. Sono riuscito! Sono riuscito a spellicolare il tutto. Ammetto che non è stato per niente semplice. È dritto? Sembra di sì. Allora, verifichiamo che sia veramente tutto in bolla, ma sembra di sì, e procediamo con l'appiccicamento. Come prima cosa, per far sì che non si stacchi, come mi avete consigliato, utilizzerò un panno di cotone e andrò ad appiccicarlo il più possibile.
Bello, ma ovviamente così tiene ancora niente, cioè passo una volta la mano e viene via tutto con me. Quindi, prendo il phon e vado a scaldarlo un po' e continuerò col panno. Ci andrebbe il phon da carrozziere, ma al convento passa questo, quindi utilizzerò questo. Che spettacolo! Bellissimo. Molti di voi penseranno che ho finito qui, ma non è così, perché io so per certo che in questa maniera purtroppo l'adesivo non tiene. Ho già testato con questo adesivo, che l'ho messo nello stesso identico modo, quindi pulendo bene prima col phon e andandolo a attaccare, diciamo, il più possibile, ma come potete vedere già la parte qui sopra, la parte qui sotto, non appena vado a lavare si alzano. Allora, pensa e ripensa, cerca una soluzione per far sì che questo adesivo tenga. Mi è venuto in mente di fare un esperimento. Ho cercato su internet, nessuno ne parla, però secondo me può funzionare. Sono andato ad acquistare questa bomboletta qui, che non è nient'altro che un lucido. A differenza dei lucidi normali che si usano dopo aver verniciato, questo è un lucido bicomponente, quindi molto più resistente, molto più protettivo, molto più efficace. Cercando appunto vari sistemi per poter appiccicare un adesivo, ho visto che i serbatoi delle moto, per far sì che rimanga l'adesivo sotto la vernice, viene appunto prima incollato l'adesivo e poi verniciato con questo tipo di lucido. Il prezzo è decisamente più alto rispetto all'adesivo, spero che valga quanto l'ho pagato. Per prima cosa rimuovere il tappino rosso presente qui sopra e al di sotto della bomboletta è presente questo spruzzino che fa sì praticamente che si vadano a mischiare i due liquidi presenti all'interno della bomboletta, essendo una bomboletta bicomponente. Una volta mischiati dovrò andare a agitare molto bene il contenuto e poi avrò un massimo di 2 o 3 giorni per poterla utilizzare. C'ho un po' di paura, non per il risultato, ma per quanto ho pagato questa bomboletta. La mia idea è di concentrarmi particolarmente sull'adesivo, poi se si vede tanto la differenza dovrò fare tutto quanto. Beh, che dire ragazzi, sono trascorse circa un paio d'ore e la situazione è wow. Il trasparente si è asciugato completamente e ora l'adesivo sembra far parte della vernice, bellissimo. Boh, se dura penso di aver trovato la soluzione definitiva. Di trasparente ne ho avanzato ancora più di metà bomboletta e sicuramente non l'andrò a sprecare con quello che costa. Ho già pensato cosa andarci a fare e probabilmente ci girerò anche un video perché può essere molto utile. Se non l'hai ancora fatto, cosa stai aspettando? Iscriviti al canale in tal modo da scoprire tutti i nuovi lavori che andrò a fare e soprattutto dove andrò a utilizzare i 36 euro di lucido rimanenti. Mentre se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un like per supportarmi. E con questo è veramente tutto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti!